Ammonta a 500.000 euro il bando CONAI per l'Eco Design, il cui obiettivo è quello di valorizzare le aziende consorziate che hanno realizzato imballaggi innovativi e sostenibili immessi sul mercato del consumo nel biennio 2019-2020. Questi 500.000 euro saranno destinati in particolare 50.000 per valorizzare 5 casi che saranno considerati più meritevoli dal punto di vista della promozione di imballaggi per l'economia circolare. La restante parte di questo montepremi sarà destinata invece a essere redistribuita tra tutti gli altri casi meritevoli che saranno presentati in questa edizione del bando e che ci auguriamo siano ancora di più di quelli della scorsa edizione. Una sfida che CONAI raccoglie anche quest'anno forte dei numeri che danno il progetto in crescita, con l'aumento delle aziende aderenti, che hanno rimodulato il proprio packaging nella direzione di una maggiore sostenibilità. Una sfida accompagnata dallo sviluppo tecnologico di cui è sinonimo l'EcoTool CONAI. L'EcoTool CONAI è proprio lo strumento attraverso il quale è possibile presentare i propri casi di innovazione dell'imballaggio in chiave di maggiore sostenibilità ambientale e che effettua un confronto tra l'imballaggio prima e dopo la cura di ecodesign o prevenzione dell'impatto ambientale. Seppur in tempo di pandemia le richieste di adesione al bando prevenzione dell'ecodesign da parte delle aziende lo scorso anno sono risultate in aumento, a dimostrazione del gradimento delle imprese e dell'iniziativa. Insieme alle adesioni sono arrivate anche le richieste di informazioni sui più diversi aspetti del concorso, in particolare a farla da padrone e quelle rivolte alla documentazione. Tutta la documentazione che richiediamo, viene fatta proprio per andare a verificare, andare ad eseguire una verifica almeno documentale delle informazioni inserite. Voglio ricordare che l'EcoTool restituisce un risultato in termini di beneficio ambientale su degli indicatori LCA che l'azienda può comunque spendersi nelle proprie attività di comunicazione, per cui un minimo di verifica va fatta. E poi una cosa molto importante che proprio per dare oggettività all'iniziativa, ogni anno le procedure di analisi e di valutazione dei casi vengono sottoposte alla verifica di un ente terzo di certificazione. Altre domande sono inerenti ai materiali, il formato dell'imballaggio, l'anno di immissione al consumo, il termine per la presentazione delle proposte e la modifica dei dati. Il mio panino nel prato è che i giovani che noi abbiamo seguono i propri sogni. Io penso che ogni giovane abbia un sogno nel suo cassetto, e che la nostra società potrebbe fare un balzo da gigante in avanti se i nostri ragazzi seguissero i loro sogni, cominciassero a seguirli e li seguissero fino in fondo, invece di farsi distrarre da altre cose che sono peraltro importanti, tipo come camperò, come vivrò, che lavoro troverò, ma che invece cercassero di seguire le loro inclinazioni e sarebbero tutti più contenti, lavorerebbero meglio e la nostra società sarebbe migliore.